Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo evento organizzato in collaborazione tra l'Osservatorio Globalizzazione e Sottosopra. Oggi il tema di cui parleremo sarà il contesto mediorientale, come al solito, anche in questo 2021. È uno dei più animati e importanti per gli equilibri geopolitici, strategici e militari, nonché economici del pianeta. Il Medio Oriente ha subito diversi terremoti, diverse evoluzioni politiche e diplomatiche negli ultimi anni e in particolar modo negli ultimi mesi. Pensiamo dal proseguimento della crisi senza fine di paesi come la Siria. Ma anche le tensioni che animano Libano, pensiamo al ruolo regionale dell'Iran dopo l'omicidio di Qasem Soleimani nel 2020, poco più di un anno fa, ad opera di un drone statunitense. Pensiamo all'offensiva diplomatica di Israele nei confronti dei paesi arabi che sta cambiando molte carte in tavola nella regione. Come sempre, convitato di pietra del contesto mediorientale e attore di primo piano nella decisione degli equilibri di lungo termine e della destabilizzazione molto spesso dei teatri mediorientali, sono gli Stati Uniti d'America. Contrariamente a tutte le intenzioni, le dichiarazioni, le ultime due amministrazioni non hanno affatto ridotto la presenza statunitense in Medio Oriente. Era un impegno e un imperativo elettorale di Barack Obama e di Donald Trump, che poi, anche per le grandi ragioni della geopolitica, della strategia e delle pressioni comunque degli alleati tradizionali dell'America, non si è potuto realizzare o non si è voluto portare a compimento se non con slogan retorici. E ora come ora, gli Stati Uniti, che si apprestano a conoscere le linee guida strategiche dell'amministrazione di Joe Biden, saranno un attore sempre più protagonista nel contesto medio orientale. E proprio su questo tema, sulle evoluzioni del Medio Oriente e dei teatri strategici regionali, influenzate dalle linee guida di tendenza e dalle nuove politiche che seguirà l'amministrazione americana, parleremo oggi. Parleremo con due ospiti di eccezione, due giornalisti che il contesto medio orientale lo conoscono come pochi nel panorama mediatico italiano, l'hanno vissuto in prima persona e l'hanno raccontato sotto i suoi molteplici aspetti in numerosi articoli, reportage e libri. Per la precisione avremo Fulvio Scalvione, come sempre, attento protagonista e animatore delle attività che portiamo avanti come Osservatorio Globalizzazione e come Sottosopra, che condurrà un'intervista con Alberto Negri. Alberto Negri non ha certamente bisogno di presentazioni, è stato a lungo, negli ultimi 4 decenni, inviato di guerra in diversi paesi come l'Iran, il Libano, l'Afghanistan, ma anche paesi lontani dal contesto medio orientale, nel teatro africano e balcanico. Ha scritto per diverse testate e ha pubblicato saggi che hanno contribuito a far conoscere al grande pubblico italiano i teatri mediorientali, i personaggi, i grandi protagonisti della geopolitica, della religione, delle società di questa tormentata area di mondo e soprattutto, al pari di quanto ha sempre fatto anche Fulvio Scaglione, sia col Medio Oriente che col teatro russo, ha portato nel panorama informativo italiano un approccio critico e un approccio fortemente pragmatico e basato sulla conoscenza reale dei contesti di cui si è parlato. Quindi io ritengo non dilungarmi oltre e augurarvi un buon ascolto, lasciando che siano i nostri due ospiti di stasera, due grandi protagonisti appunto del panorama mediatico italiano, a condurre un dialogo che sicuramente, sono certo, sarà fonte di stimoli per un dibattito e per un ulteriore approfondimento e studio. Buona serata a tutti voi. Come ha detto giustamente Andrea, Alberto Negri è da molto tempo uno degli osservatori più acuti e originali del panorama mediorientale e gli butto subito questa palla, questa domanda. Ci sono tantissime aspettative di novità appuntate sull'amministrazione Biden riguardo al Medio Oriente.
Tu sei convinto che arriveranno queste novità, cioè che l'amministrazione Biden marcherà una differenza rispetto a quella Trump oppure no? E ti aggiungo, in particolare ti chiedo per quanto riguarda l'Iran, che tu conosci benissimo, paese sui cui problemi, realtà, eccetera, hai scritto dei libri illuminanti. Ma dunque, sul Medio Oriente credo che ci saranno delle novità, qualche novità c'è già stata. Bisogna sempre comunque pensare che in politica estera non ci sono mai, come dire, difficile che ci siano nei grandi paesi, come dire, delle svolte, come dire, delle svolte totali a 180 gradi. Un po' perché la politica estera tende a cambiare meno della politica interna e un po' perché anche una nuova amministrazione americana deve fare i conti con l'eredità di quella precedente. La nuova amministrazione ha cercato di segnare già, come dire, qualche cambiamento rispetto a quella precedente. Basti pensare all'annuncio del congelamento delle forniture di armamenti, di armi all'Arabia Saudita e alla fornitura di caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti. Tra l'altro, questo è uno degli aspetti che faceva parte del famoso patto di Abramo con Israele. Dall'altra parte, però, l'amministrazione Biden fa ancora i conti con l'eredità di Trump. Basti pensare che proprio in questi giorni Israele è entrata dentro al CENTCOM, il CENTCOM è il comando militare del Medio Oriente di cui fanno parte anche i paesi arabi, quindi una sorta di NATO araba in cui adesso è entrata Israele e che fa parte, come dire, di tutti i corollari che sono intorno al patto di Abramo. Il patto di Abramo resta comunque un pilastro che neppure l'amministrazione Biden certamente metterà in dubbio, perché questi accordi di distensione e di relazioni diplomatiche intessute adesso tra Israele, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, il Sudan, il Marocco, sono elementi che resteranno anche nell'amministrazione Biden. Questo non c'è dubbio. Come non c'è dubbio, prima si sentiva dell'introduzione che si parlava del fatto che la presenza militare nella regione non è diminuita, né con l'amministrazione Obama che ha continuato a bombardare dappertutto, né con quella di Trump, ma perché gli Stati Uniti non molleranno mai il Medio Oriente e il Golfo, è una pura illusione, cioè sarebbe quasi un ribaltamento dell'asse del pianeta. Dal Golfo arrivano oltre il 40% delle forniture energetiche mondiali. E se anche gli Stati Uniti oggi sono diventati esportatori netti di petrolio, questo non vuol dire che non vogliano, come dire, controllare i flussi energetici mondiali che sono decisivi, per esempio, nei confronti di altre potenze e in principal modo nei confronti della Cina, che sta diventando il principale rivale economico e finanziario degli americani nel mondo. Quindi gli Stati Uniti non molleranno mai il controllo del Golfo del Medio Oriente. Non l'hanno mai fatto con nessuna amministrazione americana. Sono intervenuti facendo delle guerre. Basti pensare, già negli anni Ottanta, alla guerra Iran-Iraq, c'era già il coinvolgimento indiretto degli Stati Uniti, no? Cercarono in qualche modo di tenere impegnati i due belligeranti facendo in modo che nessuno dei due vincesse. Nel 98, dopo l'invasione di Saddam Hussein da parte del Kuwait nell'agosto del 1990, poi c'è stata la guerra del Golfo del 91. Poi è arrivata l'invasione e l'occupazione del Kuwait, dell'Iraq nel 2003. Quando mai gli americani sono stati estranei a questa regione? Senza contare che durante le primavere arabe hanno cercato in tutti i modi di influire quella che era l'evoluzione degli eventi, mentre uno dopo l'altro cadevano i vari rais, per non parlare della Siria, dove direttamente hanno appoggiato
le operazioni di Erdogan e della Turchia per far passare 40.000 jihadisti sono andati a combattere contro Assad. Hanno comunque sempre sostenuto le monarchie arabe e poi sono intervenuti direttamente, militarmente, dentro la Siria. Sono una delle potenze che sono presenti in quel condominio militare che è la Siria, dove c'è la Russia, intervenuta nel 2015, dove c'è la Turchia nel nord, dove c'è Israele che occupa le alture del Golan del 67 e dove vicino ad Herzl ci sono pure gli americani che con Israele bombardano quando gli pare la Siria, i Pasdaran o quant'altro possa dar loro in qualche modo fastidio. Quindi non c'è nessun cambio da questo punto di vista. Per non citare, ma li cito, la presenza militare nel Golfo che è assolutamente straimportante, la setta flotta che sta nel Bahrain, in Qatar ci sono oltre 10.000 soldati americani, è la più grande base militare americana della regione, senza contare la presenza dei consiglieri militari in Arabia Saudita che sono poi quelli che durante l'amministrazione Obama e poi in quella Trump hanno aiutato i sauditi ad ammazzare migliaia di civili in Yemen. Ecco perché gli Stati Uniti non se ne andranno mai. Dall'altra parte c'è una potenza ostile, cioè l'Iran, ed ecco che il gioco è fatto, ma soprattutto perno di tutta la presenza americana nella regione è proprio Israele, che è, come dire, il vero diventato il vero guardiano del Golfo, il vero guardiano del Medio Oriente per conto degli Stati Uniti, perché è il paese che ha la maggiore potenza militare, tanto è vero che al premier Netanyahu il congelamento degli F-35 agli Emirati forse non gli ha fatto neanche troppo dispiacere, visto che Israele punta sempre a mantenere la primazia militare e tecnologica nella regione, dispiegata tra l'altro in 200 testate nucleari e in un apparato bellico militare tecnologico che è sicuramente il più potente di tutto il Medio Oriente. Ecco perché la presenza americana e anche la nuova amministrazione Biden questi dati non li stravolgerà. Certamente quando si dice che Biden vuole fare rientrare nell'accordo sul nucleare con l'Iran, quell'accordo firmato dall'amministrazione Obama nel 2015 e che Trump aveva cancellato nel 2018, beh sì, lo vuol fare, ma come lo vuol fare? Lo vuol fare comunque alle condizioni attuali della situazione, non a quelle del 2015. E infatti anche i commentatori più filodemocratici della stampa americana sottolineano che gli Stati Uniti vorranno attaccare nel eventuale negoziato di intesa con l'Iran la questione dei missili balistici, dei missili dell'Iran e altre questioni inerenti alla sicurezza. Cioè gli iraniani chiedono e vorrebbero un rientro sic et simpliciter al vecchio accordo del 2015, ma questo sanno anche loro che non è possibile e che oltretutto la stessa amministrazione nuova di Biden, proprio con il suo nuovo segretario di Stato Anthony Blinken, ha detto a chiare lettere: guardate che l'accordo con l'Iran non sarà una cosa di domani mattina e comunque tutti gli alleati degli americani nella regione, ostili all'Iran, da Israele alle monarchie del Golfo, verranno consultate. Cioè non ripeterà, come dire, Biden lo schema di Obama, che aveva comunque firmato quell'accordo nel 2015 con Teheran, con la palese ostilità di Israele e delle monarchie del Golfo. Terrà conto di questo perché c'è questa nuova realtà che è appunto il patto di Abramo, che in qualche modo è la nuova NATO del Medio Oriente, del Mediterraneo e di tutta la regione, dove insieme alle monarchie del Golfo c'è Israele e devono entrare anche adesso forse i sauditi. E questo sono realtà che l'amministrazione Biden terrà ben presente, anche se naturalmente ha fatto un accenno, una presa di posizione abbastanza forte rispetto
alle forniture di armi nel Golfo, anche se ha detto una cosa che dovrebbe essere quella fondamentale, cioè per capire se veramente si cambia, cioè quando la consigliera per la sicurezza Avery Haines ha detto qualche giorno fa che potrebbe declassificare i documenti della CIA, in cui quasi tutti sanno che c'è, che viene indicato il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman come il vero mandante dell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi avvenuto nel consolato a Saudita di Istanbul nell'ottobre 2018. Ora, se viene davvero fatto questo, beh, allora questa è una mossa importante. Perché è una mossa importante? Solo perché si incastra un assassino dichiarato, diciamocela tutta. È inutile che, come fa il nostro amico Renzi, dice che questo è il nuovo principe del Rinascimento. Dovrebbe viverci il signor Renzi in Arabia Saudita e poi vedrebbe che il principe del Rinascimento è uno che, quando gli dai fastidio, gli taglia la testa, capito? Ma al di là di queste facezie che evidenziano tutta la piccolezza della classe politica italiana, però è chiaro che un atto di accusa esplicito al principe Mohammed bin Salman ha un valore ancora più importante e che travalica lo stesso Medio Oriente. Perché? Perché Biden ha detto: noi faremo dei diritti umani un punto importante e qualificato della nostra politica estera. Infatti hanno attaccato subito la Cina e la Russia adesso su Navalny. Ma per attaccare la Cina e la Russia sui diritti umani devi anche tu in qualche modo dimostrare di esserne un onesto portabandiera, perlomeno da un certo punto di vista, e quindi prendere il principe ereditario Mohammed bin Salman e inchiodarlo alle sue responsabilità. Non facciamoci illusioni, però. Cioè, potrebbe accadere una cosa di questo genere, ma non credo che, per esempio, nessuno penserà mai di incastrare il signor Al-Sisi per il caso Regeni o Zaki o per altro ancora, perché l'Egitto è un altro dei pilastri di quel patto di Abramo e di quella NATO del Medio Oriente su cui si punta tutto il sistema di sicurezza, tant'è vero che è sostenuto a piene mani, cioè con miliardi di dollari dagli Emirati Arabi, dall'Arabia Saudita, con il compito specifico di tenere la stabilità della regione e far fuori tutti i fratelli musulmani possibili e immaginabili. Ecco perché l'amministrazione Biden, certo, porta delle speranze e ha dato dei segnali anche concreti all'inizio, però non sarà il ribaltamento della politica estera americana. Poi c'è da vedere la questione palestinese, perché lì c'è stato un segnale positivo da parte degli Stati Uniti, questo non c'è dubbio, per la ripresa degli aiuti all'autorità palestinese, però hanno bloccato le mire di Netanyahu e il governo israeliano per l'annessione della Cisgiordania. Bisogna vedere, cioè, in qualche modo cambierà con Biden, ma non è detto che tutto cambi in maniera, come dire, copernicana. Certo, per esempio, ci sono dei segnali anche dal punto di vista delle persone. Per esempio, per l'Iran è stato nominato come inviato Robert Malley, che è uno sperimentatissimo diplomatico, una persona onesta che conosce molto bene tutti i problemi della regione e che sembra una persona, come dire, molto indicata per avviare un negoziato con Teheran. Però attenzione, per avviare un negoziato con Teheran devi dare anche qualche segnale all'Iran. E qual è il segnale che si aspettano gli iraniani? Almeno la levata di alcune sanzioni, lo scongelamento di tutti i miliardi di dollari che ha l'Iran in giro per il mondo e che sono estremamente necessari oggi all'Iran per far quadrare i conti, ma anche per comprare i vaccini del Covid, anti-Covid. Cioè, noi chiediamo molto spesso agli interlocutori del Medio Oriente
una disponibilità dove però dall'altra parte non ce n'è. Cioè, su quali segnali e su che quali segnali concreti si può basare un governante iraniano che vuole fare un accordo con gli Stati Uniti, se non c'è un segnale almeno sulle sanzioni, sull'embargo del petrolio, sullo scongelamento dei depositi all'estero? Almeno una di queste tre cose deve arrivare come segnale, altrimenti, cioè, nessuno che abbia un minimo di sale nel cervello, in zucca, potrebbe prendere una decisione come questa, soprattutto nell'anno in cui in Iran, tra l'altro, ci sono, ricordiamolo, anche le elezioni presidenziali. Quello che però mi preme sottolineare è questo, come ultima annotazione, che questo riguarda l'Italia. L'Italia, che è un paese in mezzo al Mediterraneo, che ha contenziosi importanti in Libia, nel Mediterraneo orientale, che teoricamente dovrebbe essere un protagonista di quest'area, non viene mai menzionata, neanche di sguincio e neanche a piedi pagina. Io volevo chiederti, in questo quadro così completo e dettagliato che tu hai fatto, volevo chiederti conto di un personaggio che è molto attivo, che si è dato grande da fare negli ultimi tempi nel Mediterraneo, nel Caucaso, un po' dappertutto, e che è turco Erdogan. Quali possono essere i rapporti tra... Scusa, il quadro che tu hai fatto, come si inserisce o non si inserisce Erdogan? Erdogan si inserisce perfettamente nei piani americani. Allora, noi dobbiamo guardare le cose con un certo realismo. Se è vero che Erdogan ha fatto delle mosse in anni recenti che possono irritare fortemente un'amministrazione americana, basti pensare all'acquisto delle batterie antimissili russe S-400, sarebbe la prima volta che un paese della NATO fa una mossa simile, sarebbe perché ce n'è un altro che l'ha fatta, la Grecia, e nessuno ne parla. Anche la Grecia ha acquistato batterie S-400 da Mosca, però nessuno ne parla. E comunque queste mosse di Erdogan, che sono state molto forti, derivavano essenzialmente dal colpo di Stato fallito del 2016, quando Erdogan ha avuto la solidarietà della Russia di Putin, ma non dell'Europa e degli Stati Uniti, cioè è arrivata molto tardi, no? E si è sempre pensato in Turchia in questi anni che dietro la rete di quell'imam Gülen, che tra l'altro vive in esilio da 20 anni proprio in America, ci fossero dietro gli Stati Uniti stessi. Ecco perché c'è stata sempre questa diffidenza. Una diffidenza che c'era anche al tempo di Obama, quando Biden era vicepresidente e in un discorso all'Università di Harvard attaccò frontalmente Erdogan, definendolo anche un autocrate, cosa che ha rifatto durante la campagna elettorale. È vero che ci sono delle antipatie, ci sono delle idiosincrasie, però attenzione, gli Stati Uniti questa Turchia l'hanno usata in questi anni. Quando c'era il segretario di Stato, la signora Clinton era ben felice di dare a Erdogan il via libera per manovrare i tagliagole jihadisti da mandare in Siria contro Assad. Poi ha tirato indietro la mano, però questa è la realtà. Per di più c'è una realtà incontrovertibile: la Turchia è funzionale alla politica americana e alla stessa NATO, perché tiene impegnato la Russia in Libia, in Siria e poi anche nel Caucaso, l'avete visto con la vicenda armeno-azera. In fondo Erdogan il suo lavoro per tenere sotto pressione la Russia lo fa, e come anche. Quindi di fronte a questa realtà mi sembra abbastanza evidente che verrà presa nei confronti della Turchia, verrà preso un atteggiamento realistico,
E attenzione, quello che hanno preso anche i paesi europei. Avete visto i paesi europei punire Erdogan per qualche cosa in questi anni? Visto che si tiene 3 milioni e passa di profughi siriani in casa? C'è stato lo scontro tra Macron e Erdogan per la questione del Mediterraneo orientale, delle prospezioni petrolifere nelle zone e gasiere nelle zone esclusive. Però adesso anche Macron ed Erdogan potrebbero riuscire a mettersi d'accordo, perché c'è un disegno più grande. E il disegno più grande ha come al solito il centro Israele, il patto di Abramo, la NATO araba. E lo stesso Erdogan in qualche modo ha mangiato la foglia e capisce perfettamente che certi spazi di manovra si possono restringere, però può continuare a giocare, come dire, la sua partita tra Est e Ovest, cercando di ottenerne i maggiori vantaggi possibili. Immagino questo, che alla fine anche i rapporti tra Stati Uniti e Turchia si impronteranno, saranno improntati al realismo. Ci saranno delle cartine di tornasole da tenere presente. Uno, per esempio, il gas. La Turchia è uno dei maggiori importatori del mondo di gas russo. Ora, noi abbiamo visto che il signor Blinken, sottosegretario di Stato nuovo, ha appena minacciato di sanzioni la Germania della signora Merkel per la questione della seconda parte del Nord Stream 2. Adesso viene anche sostenuto da Macron in questa richiesta. Ma per ora gli Stati Uniti non hanno minacciato sanzioni alla Turchia per il gas russo. Quindi bisognerà vedere in che modo tratteranno anche loro questa questione, perché tutto, tra l'altro, quello che si muove nel Mediterraneo orientale, lo diciamo come corollario, ma non perché è secondario, ma perché è un altro argomento, è incentrato sui rifornimenti energetici. Quella parte del Mediterraneo orientale dove c'è un Egitto che ha delle grandi riserve, qui per esempio c'è una quota Zohran Kelen, in cui c'è Israele che sta sfruttando le riserve petrolifere gasiere, che c'è il Libano, che ce l'ha Cipro, che ce l'ha ovviamente la Grecia e la Turchia nella fascia proprio di zona di confine marittimo con la Turchia. E che cosa serve quel gas? Quel gas dovrebbe servire nei progetti americani e europei a costituire una serie alternativa alle importazioni di gas russo, o comunque a diminuire la quota di importazioni del gas russo, no? E come servirebbe il gas a zero che dovrebbe arrivare in Italia, perché viene trasferito attraverso la Georgia, arriva alla Turchia e poi dovrebbe arrivare alla Grecia e poi arriva anche sulle coste italiane della Puglia. Che cosa spingono gli americani? Spingono in qualche modo a fare in modo che gli europei importino meno gas possibile dalla Russia e che quindi la Russia veda in qualche modo diminuire la propria leva economica sugli europei stessi, nel momento in cui gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati dell'Est, pongono sotto pressione Mosca sulla questione dei diritti umani, sulla questione dell'Ucraina, della Crimea, del Donbass e via discorrendo. Ecco perché nulla di ciò che vediamo in Medio Oriente può essere disgiunto da quello che c'è intorno. E noi abbiamo visto la parte medio orientale nord-est, poi andiamo a vedere cosa sta succedendo nel Corno d'Africa e più sotto vedremo tutti questi collegamenti che si intrecciano tra di loro. Ad un livello più un pochino più globale, anche se naturalmente Cina e Russia c'entrano col Medio Oriente e come, però a me ha molto colpito il fatto che Biden in campagna elettorale abbia definito la Russia un nemico e la Cina un competitor, diciamo. Il che mi fa pensare che con la Russia non ci può essere dialogo, se non a condizioni che ovviamente vorrebbero dettare gli americani, mentre con la Cina
si può trattare, diciamo così, no? Si arriverà a trattare. Ma questo secondo te è, cioè, ti dico la mia, poi tu gentilmente magari mi dici se sei d'accordo o meno. Io ho l'impressione che in questo modo Biden si sia scelto il nemico più conveniente. Cioè, la Russia è palesemente più debole della Cina in questo momento, è un boccone più digeribile, no? E allora che cosa facciamo? Ci pigliamo il più debole come nemico e con quell'altro che è più forte e che non possiamo, come dire, facilmente deglutire, ci acconciamo in qualche modo a cercare di raggiungere un compromesso. La vedi anche tu così oppure no? La vedo abbastanza anch'io come la descrivi tu. Se devo scegliere con chi fare la guerra, cerco di farlo prima con il più debole, non con il più forte. Casomai cerco poi di indebolire il più forte e farla dopo la guerra. Evidentemente la Russia oggi forse è il partner e l'attore più vulnerabile, no, sulla scena, per tanti motivi. Che tu conosci molto meglio di me perché sei molto esperto di Russia. Motivi strategici, economici, di ogni genere si può dire, no? Ora, più difficile è affrontare la questione cinese, perché la Cina oltretutto è, come dire, attore di primo piano, ormai anche militare, in quel Pacifico e in quell'area dove gli Stati Uniti hanno altri alleati pilastro, no? Della loro strategia globale, dal Giappone alla Corea del Sud. C'è la questione della Corea del Nord, tra l'altro, no? Che anche un bambino riesce a capire, non può essere affrontata senza in qualche modo una collaborazione con i cinesi, che sono quelli che sostengono questo regime da 70 anni, da 60 anni, no? Non è un caso che la Cina proprio in queste ore abbia dimostrato, come dire, subito prontezza nell'intervento dopo il golpe militare birmano, dicendo no, non si condanna questo golpe, ma non perché siano così amici dei generali birmani, quanto perché ti mandano un messaggio che dice: guarda che con tutti i miei confinanti io voglio avere una parola decisiva. E quindi, e questa parola decisiva la Cina la vuole dire su tutto il Pacifico, dove oltretutto c'è sempre il nodo, come dire, aggrovigliato, inestricabile di Taiwan, che la Cina considera sempre parte del proprio territorio nazionale. Quindi, in qualche modo è chiaro che gli Stati Uniti con la Cina trattano in maniera un po' diversa, anche perché ci sono investimenti americani forti in Cina. Quando c'è stata la campagna elettorale, io mettevo in luce una cosa, mi chiedono tutti: ma qui vince Biden o vince Trump? Dalle parti degli Stati Uniti, ma anche dalle nostre, vincono quasi sempre i soldi, ragazzi. E fece un articolo descrivendo tutti gli investimenti fatti dalle maggiori società di investimento nell'ultimo anno, anno e mezzo, in Cina, a Pechino, a Shanghai. Hanno aperto Morgan Stanley, Goldman Sachs, la JP Morgan, la BlackRock, tutte le maggiori società di investimento americano, nel momento in cui Trump metteva i dazi alla Cina e, come dire, lanciava tutti i mortaretti possibili e immaginabili contro i cinesi, le più grandi società di investimento di Wall Street dimostravano di essere amiche di Pechino. E chi volevate che vincesse tra Trump e Biden? Vince Wall Street, non vince Trump. Gli stessi interessi, che sono anche molto più grossi, se si vanno a vedere poi tutte le collaborazioni industriali, non ci sono con la Russia. Ecco perché
è più facile attaccare la Russia e molto meno facile attaccare la Cina, perché la Cina è un mercato. Per quanto in mano il Partito Comunista, è un mercato importante anche per gli americani, un mercato di sviluppo anche futuro, nonostante sia un competitor, come dicevi giustamente tu, che ti fa concorrenza su tutti i mercati, su tutti i mercati mondiali, ma è anche un'opportunità per i grandi investitori americani. La Russia non è una grande opportunità. Certo. Quando Putin disegna la sua politica nei confronti degli Stati Uniti e dell'Occidente, nel momento in cui blocca la scalata dei grandi gruppi internazionali americani alle grandi società petrolifere e gasiere della Russia. È lì che è il punto fondamentale, in cui c'è lo spartiacque. Con Pechino è diverso, con Pechino è differente. Ci sono anche collaborazioni economiche molto importanti. Gli Stati Uniti sono arrivati a proporre il loro gas di scisto alla Polonia, alla Germania, purché non comprino il gas dei russi. Cioè trasportare del gas per 10-11 mila chilometri nell'Oceano Atlantico fino al Baltico, purché questi non comprino il gas della Russia, che è la pompa del gas sotto casa. Certo. Queste sono tutte prove che vanno nella direzione cui tu dicevi, cioè l'ostilità alla Russia, tutto sommato è un'ostilità che si misura tutti i momenti, con una dotazione comunque. E quando Biden e Putin si sono telefonati, un risultato concreto comunque c'è stato, che è stato il rinnovo dell'accordo START sulle testate nucleari, che era rimasto l'ultimo accordo, grande accordo di quelli strategici tra Washington e Mosca. Beh, hai toccato un tasto che io trovo molto interessante, che riassumerei nella domanda amministrazione Biden e l'Europa. Cioè c'è grande, come dire, persino esagerata enfasi, no? Adesso pare che con Biden tutto andrà bene, eccetera, eccetera. Però proprio tu quello che hai detto tu, cioè questa questione del gas, che in cui la Polonia punta a diventare, siccome l'anno prossimo scadono tutti i contratti che anche la Polonia ha con la Russia per le forniture di gas, e la Polonia punta a diventare un hub gasiero alternativo alla Russia, no? Per fornire l'Ucraina, per fornire tutti i paesi. Ecco, e in questo è ovviamente appoggiata dagli Stati Uniti, come dicevi tu. Però questo progetto è un progetto che cambia anche sensibilmente i pesi politici all'interno dell'Europa, perché se questo progetto riesce, la Polonia, che già è secondo me è determinante oggi nella definizione delle politiche generali europee, acquisterebbe un peso tale da metterla, io credo, in diretta concorrenza con Germania e Francia, che sono i due grandi azionisti dell'Unione Europea. Però detto tutto questo, ecco, Biden, amministrazione Biden e l'Europa, tu che cosa vedi e che cosa prevedi soprattutto? Ma guarda, gli americani adesso, bisogna tenere presente prima di tutto una cosa: è uscita la Gran Bretagna, no? C'è stata la Brexit, no? Una mossa assolutamente gratuita da parte degli inglesi. Se gli inglesi servivano qualche cosa agli americani era per piare gli europei a Bruxelles. Cioè adesso sono usciti, hanno perso uno dei loro asset, cioè, che era quello appunto di stare in Europa a rompere le scatole agli altri europei, cioè in particolare alla Germania e alla Francia, no? Perché l'Europa è un club che nasce con un obiettivo essenzialmente negli anni 50, quello di tenere sotto controllo l'Europa, la Germania uscita dal nazismo. Poi la riunificazione, certo, dopo l'89 ha cambiato tutte le carte in tavola. Quindi un po' gli americani devono tenere d'occhio questa Europa,
gli interlocutori principali sono sempre quelli, la Francia e la Germania, c'è niente da fare, soprattutto la Francia, perché la Francia di tutti questi scassatissimi paesi europei è quello che comunque mantiene una capacità militare di un certo tipo e che fa interventi militari importanti. Basti pensare solo al Sahel, alla guerra in Mali, in tutta quella fascia, che ha comunque un'influenza politico-militare piuttosto importante nel Mediterraneo. La Libia, in Libia col generale Haftar, tanto per citare, insieme a Russia, Emirati e via discorrendo. Nel Libano stesso, come abbiamo visto anche recentemente. Insomma, la Francia conta. La Germania, come sappiamo, ha dei limiti negli interventi esterni, no? Gli unici che ha fatto sono le missioni internazionali fatte sotto il cappello della NATO in Afghanistan e poi in Kosovo, no? Però, così, come dire, stendiamo un velo pietoso, anche se è pur sempre la Germania l'esercito tecnologicamente più potente già oggi di tutta l'Europa. Ma ovviamente, paese occupato dalle basi americane. È la Francia l'interlocutore che può in qualche modo giocare anche delle partite un po' più strategiche, perlomeno si è visto anche in tutti questi anni, no? L'Europa non è stata determinante di per sé da nessuna parte. È stata determinante nella guerra del 2001 in Afghanistan, non mi pare, e nel 2003 all'epoca addirittura Chirac, il presidente francese, decise di non partecipare, era ostile all'occupazione dell'Iraq, no? La Germania gioca a altro livello, gioca a livello economico, finanziario, no? Ma pensiamo che per esempio nella guerra del 2011 contro la Libia di Gheddafi la Germania dichiarò la sua neutralità, cosa che avremmo dovuto fare anche noi, probabilmente fossimo stati più saggi e più svegli. Quindi ho l'impressione che Biden terrà sotto pressione l'Europa, come dici tu, cercando di far crescere anche altri attori, appunto, come la Polonia e via discorrendo, che uno si mette le mani nei capelli decisamente, perché uno dice sì, vabbè, se c'è stata una scemata, è stato proprio l'allargamento voluto da quei quattro incapaci strategici che hanno purtroppo guidato l'Europa in quegli anni. Con questi paesi si potevano fare tranquillamente degli accordi di associazione, no? Ma non c'era bisogno di tirarli dentro a un processo decisionale. Adesso ce li abbiamo dentro nel processo decisionale e gli americani ne approfittano, anche perché hanno capito che questi paesi sono più disponibili degli altri europei tradizionali, la Germania, la Francia, e forse anche l'Italia, la Spagna, a seguirli in qualche avventura militare sotto il cappello della NATO, no? Se poi si crea appunto questa NATO araba, questa NATO europea rischia un po' di essere la NATO araba con dentro gli arabi, con dentro Israele, con i soldi delle monarchie del Golfo. Beh, in prospettiva potrebbe essere ancora più interessante della vecchia NATO, se non fosse che la vecchia NATO la devi giocare nei confronti della Russia di Putin, cioè, ma e ha solo ormai quella funzione lì, se vogliamo. Ah, sì, cioè, senza la Russia di Putin la NATO non si capisce, difatti devono enfatizzare molto il pericolo russo, no? Ma certo, e perché poi, questione non secondaria, e per quello che io dico, attenzione, quando parlate con gli americani, ricordatevi che sul tavolo non vi lasciano neanche le briciole a voi, perché sono i soldi quelli che contano. E come per Obama, come per Trump, come per, e per lo stesso per Biden, quelli vorranno che noi aumentiamo le nostre quote di spesa militare nell'Alleanza Atlantica. Allora ci interessa che loro paghino, che noi paghiamo per quello che loro in gran parte hanno pagato fino a oggi, no? E non c'è una cosa diversa.
gli Stati Uniti guardano sì, ovviamente a tutte le grandi strategie, ma nelle grandi strategie hanno un occhio particolarmente attento al fatturato, cioè devono portare a casa dei quattrini e devono pompare certo. quattrini anche da noi. Io le illusioni che io vedo di questi poveretti di europei, soprattutto del nostro paese che è praticamente popolato da mentecati, cioè che innamorano una volta di Obama, un'altra volta di Trump, un'altra volta di Biden, ma guardate che quelli a noi ci guardano come i camerieri, siamo i loro camerieri, hanno 12.000 soldati, 64 basi militari, fanno quelli che gli pare, la base di Livorno è diventata dal punto di vista di chilometri quadrati la più grande base militare americana nel mondo, senza che qui nessuno dica una parola. Noi siamo, come dire, l'ultimissima ruota del carro in tutto questo, non veniamo mai citati, come dicevo prima, non siamo mai menzionati. E quando ci menzionano, come ha fatto Trump, storpero pure il nome del nostro Presidente del Consiglio, lo chiamavano Giuseppe, cioè, ma pensate che Biden sappia qualcosa di Renzi? Ma non illudiamoci, quello che guardano gli americani, se noi paghiamo i conti, se prendiamo armi in sufficienza, se non ci rompiamo le scatole con le basi militari che oggi sono diventate molto importanti dal punto di vista tecnologico, e che facciamo quello che ci chiedono quando viene il momento in cui ce lo chiedono. Ma non abbiamo nessun ruolo e non siamo destinati ad averne sempre meno, perché non abbiamo nessun tipo di peso, anzi abbiamo rinunciato ad avercene in tutti i modi in questo Mediterraneo. Noi galleggiamo nel Mediterraneo come se fossimo uno yacht, ma senza pensare neppure che dietro intorno a noi ci sono navi da guerra, che ci sono guerre, che ci sono conflitti. Sì, ce ne accorgiamo con i profughi, con l'immigrazione, argomento peraltro quasi del tutto sparito anche dai giornali italiani in questo periodo. Ma noi siamo, come dire, appunto, i camerieri in livrea nel pasto mondiale e soprattutto nel pasto americano, eh? Ecco, chiuderei chiedendoti un'ultima cosa, proprio su questo, avevo già intenzione di chiederti, di portarti su questo tema, ma l'hai introdotto tu, cioè quest'Italia che non ha peso o ha rinunciato ad averlo, persino nel suo mare, nel Mediterraneo, cioè proprio diciamo quello che dovrebbe essere il cortile di casa nostra, un peso perché appunto, come dici tu, siamo camerieri di poteri molto più forti di noi, come dicevi tu, abbiamo rinunciato ad averlo e in questo caso perché abbiamo rinunciato ad averlo? Ma dunque, prima di tutto c'è una cosa che ogni italiano quando nasce dovrebbe sapere. L'attuale Repubblica Italiana nasce da una sconfitta, non da una vittoria. La sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, una sconfitta epocale. L'Italia fu occupata dalle truppe angloamericane ed è tuttora occupata dalle truppe angloamericane, con le basi che citavo prima, eccetera. Quindi è un'Italia a sovranità molto limitata, assolutamente limitata, che non ha mai, come dire, contemplato neanche lontanamente l'uso della forza, anzi lo esclude proprio nella sua Costituzione, e qui non è questione di essere guerrafondai, è questione di capire se sei anche capace di non di offendere o di attaccare qualcuno, ma di difenderti perlomeno in quello che è la tua sfera di interessi. L'Italia non si è mai potuta e non può difendersi da sola, è inserita in un'alleanza atlantica, quindi
anche nel caso non in grado neanche di portare avanti delle proprie istanze di tipo strategico. Per noi la geopolitica, la strategia potrebbero essere anche materie che non esistono. Infatti non esistono. Esistono quando parliamo di altri paesi, cioè quando le decisioni, quando le situazioni geopolitiche o le decisioni strategiche di altri inferiscono anche noi. Ma noi no. Non abbiamo neanche un quadro delle nostre aziende strategiche, come si muovono, insomma, sì, più o meno, Leni, Finmeccanica, Fincantieri, eccetera. Cioè, siamo a livello importante, economicamente, ma quando una nave dell'Eni ha provato ad approcciare la propria zona esclusiva di sfruttamento nelle acque di Cipro, è bastato che Erdogan ci facesse bau e che noi siamo fermati. Certo. Macron ha mandato la portaerei, la De Gaulle, in Grecia. Per non parlare del caso più clamoroso di tutti, che ci ha definitivamente fatto perdere qualunque credibilità nell'orbita terracqueo, che è la guerra di Libia del 2011, quando il 30 agosto 2010 noi riceviamo Gheddafi a Roma, firmiamo contratti per 50 miliardi e sei mesi dopo noi bombardiamo Gheddafi, cioè certo, il nostro maggiore alleato nel Mediterraneo. Quando si arriva a punti di questo genere, beh, è evidente che tu hai perso ogni credibilità, ma non solo con Gheddafi, ma hai perso tutto il Mediterraneo, perché chi si può fidare di essere, perché noi avevamo degli accordi di alleanza anche nel campo di sicurezza con Gheddafi. E chi è che si allea con un paese come l'Italia che dopo aver firmato sei mesi prima degli accordi di questa portata, di questo tenore, sei mesi dopo ti bombarda? Vi fidereste voi dell'Italia? Io no. Io no. Io no. Vi fidereste voi di un paese dove un suonato rucolo per 80.000 euro va a fare un'intervista col principe Ben Salman dicendo che è il nuovo campione del Rinascimento, come se fosse di fronte a Lorenzo il Magnifico? Uno che ammazza la gente in prigione, eccetera? Vi fidereste voi di un paese? Che è anche un baluardo della lotta contro l'estremismo islamico. Un baluardo della lotta contro l'estremismo islamico che ignora che le carceri sono piene di oppositori, di donne, di gente che cerca di combattere per i diritti umani? Signori, quando gli esponenti politici del nostro paese sono questi, ne aggiungo anche un altro, che forse è passato un po' in sordina, altro braccio destro di quel Renzi, Rosato, che è andato in Azerbaigian subito dopo la guerra per portare la propria solidarietà al vittorioso popolo azero che aveva massacrato gli armeni. Con che giustificazione? Beh, gli armeni sono un popolo molto ancorato al loro passato, cioè hanno la casa lì, li hanno distrutta, li hanno cacciati via, li hanno ammazzati, sono ancorati al loro passato. Allora, quando vedo gente di questo tipo, cari signori, non potete pensare di avere come Italia un ruolo, perché un ruolo si ha anche con la dignità. Certo, da noi la dignità non porta soldi e infatti andiamo in Azerbaigian con la speranza che gli azeri ci paghino dei soldini, ci mangino il gas e paghino tutte le tangenti che stanno pagando già da anni da queste parti. La dignità noi la vendiamo con poco, e quando vendi la dignità con poco, alla fine non hai nemmeno troppo il rispetto degli altri, oltre che di me stesso, ma questo è un fatto personale. Certo. Grazie Alberto, grazie davvero per questo. È stato un piacere. Non so se
Andrea, che ci ha introdotti, aveva ancora una domanda per te. Eccolo che sta spuntando. No, in primo luogo ho ascoltato, come tante volte vi ho ascoltati eletti, da allievo e ho tratto proficui insegnamenti. Io proprio mi inserisco al volo, su quest'ultima cosa, ringraziando Alberto Negri per aver detto quello che non hanno detto tantissimi nella stampa italiana. Che la questione fondamentale molto spesso del nostro sistema paese, ancor prima che una questione di geopolitica, di strategia, è una questione di scarsa consapevolezza di quella che può essere la dignità di un paese sul senso internazionale. Penso che il clamoroso affare Renzi-Arabia Saudita lo testimoni meglio di qualunque altro. Il mio auspicio è che si riesca a capire quelle che sono le potenzialità culturali, umane, economiche, politiche di parte di un paese, facendo tesoro di chi nei confronti del Mediterraneo e del Medio Oriente ha saputo fare una politica di altissimo respiro, profilo, come ha saputo fare l'Italia in passato. Mi auguro davvero, e magari lascio a voi Una l'idea. cosa, scusa se ti interrompo, non è possibile per questa classe dirigente attuale dare il minimo segnale di dignità. Chi ha avuto dignità in questo paese sono stati i nostri padri, quelli usciti dalla guerra, umiliati, che però avevano anche fatto opposizione in alcuni casi al nazifascismo e che hanno cercato di ricostruire questo paese. Mattei è stato quello a cui avevano affidato il compito di liquidare l'AGIP e che imbrogliando un po' per 2 anni resistette alle pressioni del governo e degli americani per mantenere almeno una compagnia petrolifera, perché si chiedeva: ma come gli do io alle mie industrie il carburante per funzionare? E con astuzia, bravura, furbizia resistette a tutto questo. Però Mattei era un capo partigiano, Esatto. faceva parte di quell'Italia che aveva rischiato la pelle. Questi al massimo rischiano la loro poltroncina, e a volte neppure quella. Per avere dignità bisogna avere una storia, questi non hanno una storia. Esattamente. Grazie quindi a Alberto Negri che ci ha veramente regalato tanto tempo e tanta intelligenza, io direi. Grazie ad Grazie a voi, Andrea che ci è ha stato un piacere Andrea Muratore per me. che ci ha assistiti e grazie a Osservatorio Globalizzazione Sopra che hanno organizzato questo appuntamento. Io direi quindi un grazie grande a tutti e alla prossima naturalmente. Un abbraccio a tutti.